Allora, raga, prima di andare a parlare dell'offerta fatta dalla Juventus per Pierino Kalulu, poi di Alvaro Morata, che gli è successa una cosa che mi dispiace davvero tanto, ma da un altro lato un po' mi preoccupa, e del caso Fofana, perché non verrà convocato dal Monaco, ed è una cosa che ci sta, devo ribadire un concetto importante che quei pochi aziendalisti che mi seguono, che poi mi dico se non vi sta bene il mio modo di pensare, andateci pieno di canali di aziendalisti, non passate dal benzinero, perché poi vi infastidite, mi scrivete sotto. Allora, io come tifoso del Milan non porto avanti i miei concetti, il mio pensiero, quello che vedo, quello che mi hanno mostrato in questi 2 anni Gerry Cardinale e soci, quello che ho visto in queste 2 stagioni. Ma spero di sbagliarmi, spero totalmente di aver preso un granchio, perché vuol dire che il Milan vince il campionato. Cioè, questo deve essere chiaro. Cioè, io, perché poi mi scrivete sotto, sono 2, 3 che mi scrivono sotto, però poi ti voglio vedere cosa dici se vince il Milan. No, forse sali sul carro, sono i carrettisti, quelli, i carrettini, quelli che guidano i carri. Io, e penso che tutti quelli che la pensano come me, non abbiamo mai abbandonato il carro del Milan. Noi siamo sul carro del Milan perché difendiamo i nostri colori e la nostra storia da questa società. Non siamo sul carro di Cardinale, non siamo sul carro di questo modo nuovo di gestire il Milan. Perché noi vogliamo un Milan vincente, noi siamo sul carro del Milan sempre. Quindi se vince il Milan, io sono quello che lo guida il carro, dalla felicità. Che sia chiaro, perché poi dopo, se andate oltre, mi tocca bannarmi, cosa che non faccio mai. Vedete che io non cancello manco, rispetto a molti aziendalisti che se vai là gli commenti qualcosa ti bloccano. Io non blocco mai nessuno perché sono del libero pensiero. Magari uno ogni tanto lo insulto. Detto questo, prima di entrare nell'argomento, iscrizione al canale, pollice in su, mi raccomando, al benzinero. E se vi occorrono magliette, largo allo sponsor, dai, se vi occorrono, lo faccio quasi mai, magliette o tute come questa, fatte molto bene, basta che andate nel primo messaggio che vi lascio, cliccate il link e se utilizzate lo sconto Joe, avete il 10% di sconto per queste bellissime felpe che costano poco, sono fatte bene, in giro di 2 o 3 settimane arrivano. Guardate, perché io dico sempre, attenzione, le maglie vanno prese originali, ma non tutti noi abbiamo 170 euro da spendere per una felpa o una maglia del Milan, e quindi il sito lo trovate qui sotto. Detto questo, partiamo da Alvaro Morata. Voglio dire questa cosa su Alvaro Morata. A me quando succedono queste cose tristi, penso sempre ai figli, come la separazione annunciata da Alvaro Morata sui social dalla moglie, penso sempre ai figli, quindi a me mi dispiace, avendo una figlia, mi dispiace tantissimo quello che sia successo. È giusto che i giornali si facciano gli affari loro e non inventino storie a cavolo, come ha detto Alvaro Morata, perché è una cosa loro e deve restare tale. Da tifoso del Milan però sono preoccupato, perché ciò che succede nelle famiglie poi comunque psicologicamente è normale che te li porti anche in campo. E questo è una cosa che mi spiace parecchio, perché una separazione non è facile da sopportare, perché vedi di meno i tuoi figli, perché comunque la testa è lì. Ricordatevi sempre che dietro un calciatore c'è un uomo, e dietro un uomo c'è una persona come noi. Non è perché guadagnano milioni di miliardi che questi non hanno un cuore, un'anima e un cervello. Cioè, quindi questa cosa ho paura che possa influire anche sul campo. Però detto questo, io gli auguro tutta la felicità del mondo a Alvaro Morata. Mi spiace, pensavo che erano la famiglia perfetta e invece è successo questo, ma sono cose che capitano nelle famiglie, in tutte le famiglie. Quindi io gli auguro il massimo del bene sia a Morata che a sua moglie e alla famiglia Morata. Però è ovvio che da tifoso un minimo preoccupato adesso lo sono. Pierino Kalulu,
La Juventus è su Pierino Kalulu, vuole prenderlo con attenzione, attenzione. E qua dobbiamo fare un ragionamento perché lo so che ci sarà un grosso malcontento per questa cosa, però vi invito a usare la testa. Pierino Kalulu, la Juve offre 4, no, 3 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto a 14, cifra finale 17 milioni per il nostro Pierino. Allora, considerando il fatto che i centrali difensivi del Milan a oggi, se non vendi Ciao, sono Ciao, Tomori, Gabbia e Pavlovic, quindi più o meno siamo a posto, più comunque abbiamo il Milan futuro che ci può buttare un giovane in caso di necessità o di infortuni vari che si spera di non farli più. Abbiamo cambiato staff tecnico e mister, quindi speriamo di non essere decimati ulteriormente. Considerato il fatto che sulla destra abbiamo Calabria e Emerson Royal, secondo me il Milan ci pensa a vendere Kalulu. Io vi dico il mio pensiero. Per me la cessione di Kalulu è un'altra follia. Nel senso, io sono convinto che se Pierre Kalulu sta bene è più forte sia di Calabria che di Emerson Royal, ma ne sono convinto al 100%. Quindi potrebbe diventare il potenziale titolare. Passarlo in prestito con diritto, ovviamente perché dopo tutti gli infortuni che ha la Juve si deve tutelare, il nostro rischio è rinforzare una diretta concorrente per il campionato. È per quello che è follia. Dall'altro campo posso capire una società che dice ci offre un 17 milioni per un giocatore che l'anno scorso è stato sempre scassato. Quindi se prendono questa decisione ci potrebbe anche stare, anche se io non la condivido, però posso provare a capirla. Ma se tu metti l'obbligo di riscatto, l'obbligo con l'obbligo, 3 più obbligo se magari gioca determinate partite, adesso obbligarli per forza è difficile dopo la stagione passata di Kalulu, però se fa almeno 20 partite Kalulu lo riscatti, obbligatorio. Il problema è che io sono convinto che Kalulu è proprio forte, è un bel giocatore, se sta bene, la mia paura è l'integrità di Pierino Kalulu. E quindi la mia domanda è: perché cerchiamo di vendere quelli buoni e non riuscite a vendere gli scarpari? Perché non siete capaci a vendere. Cioè, se io devo dire chi venderei dei terzini destri del Milan, vendo Calabria tutta la vita. Perché Kalulu è un bel giocatore. E in più, tutti vorrebbero un giocatore che può fare due ruoli, il difensore centrale e il terzino destro. Per quello che dico, Calabria può fare solo quello di ruolo. Vendi Calabria se ti servono 4 soldi. Cioè Kalulu lo puoi usare come quinto e come vice Emerson, ma sono sicuro che se sta bene Diciulo al posto. Dall'altro canto penso che se fa una cosa così la società è perché spera, perché si tutela da un possibile infortunio di Kalulu, perché se no dopo c'è solo Terracciano. Non lo so, non lo so. Io non lo farei, però se lo fanno, è questo per me il loro ragionamento. Capitolo Fofana è un capitolo interessante, importante, un Fofana che non viene convocato nell'amichevole Monaco-Barcellona. Io credo questa storia, che il Milan per me farà Fofana, salvo proprio un infortunio dell'ultima ora al Manchester United che piomba sul giocatore, gli offre il doppio di quello che gli offre il Milan e gli offre un sacco di soldi al Monaco, se no il Milan farà Fofana. Ma chi? Io sono convinto di questa cosa, poi magari mi sbaglio e dopo domani prendono Fofana. Chi pensa che non convocando Fofana arriva subito al Milan? No, perché per me ce lo fanno sudare fino alle ultime giornate di calciomercato. Loro adesso ovviamente portano avanti il sostituto di Fofana che si sono presi, e con Fofana ce lo fanno sudare fino alla sosta. Poi io spero di sbagliarmi, spero che Fofana lo prendiamo fra un paio di giorni, però poi vediamo. Io ho questa convinzione, ho questa sensazione, non ha bisogno di soldi, quindi dice io lo devo vendere Fofana, perché se no lo perdo a zero.
finirà che mi dovrò accontentare di una cifra che vicina a quella che vuole il Milan. Però io ti faccio fare le prime tre partite senza Fofana. Raga, può essere, non è detto, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale, pollice in su il benzinero.